Buongiorno, benvenuti. Meglio Legale Canapa Sativa Italia hanno convocato questa conferenza stampa per portare all'attenzione di questo Parlamento il tema della canapa industriale. E è in discussione la legge di bilancio, domani probabilmente arriverà il voto di fiducia e il grande assente, secondo noi, di un tema molto importante per l'economia italiana è appunto quello della canapa industriale. Si tratta di un settore in grande crescita, senza alcun incentivo. Nel 2016 è stata varata una legge che aveva il preciso scopo di favorire la crescita e lo sviluppo di questo settore, cosa che è avvenuta. E questo settore oggi conta oltre 12.000 operatori del settore, conta oltre 3.000 negozi, conta migliaia di imprese agricole che si sono già impegnate su questo. Ha un volume di crescita potenziale vastissimo. In Italia ci sono 1.200.000 aziende agricole e tuttavia è stato il settore più criminalizzato della economia italiana. Che cosa intendo con questo? È un settore che ha dovuto subire una criminalizzazione mediatica, istituzionale. E membri di questo governo, quando hanno ricoperto cariche altrettanto importanti di governo, come ministri dell'interno, per esempio Matteo Salvini, hanno annunciato che avrebbero fatto chiudere uno per uno questi negozi perché erano tutti spacciatori. L'attuale Premier Giorgia Meloni, nella sua campagna elettorale, è scesa in questa stessa piazza Montecitorio, di fronte a cui noi ci troviamo, a dire che nel decalogo della lotta alla droga c'era la chiusura dei cosiddetti cannabis shop. Cannabis shop, grow shop, cannabis light, sono anche tutti modi di usare un linguaggio svilente di un settore che riguarda l'agricoltura, che noi chiamiamo canapa industriale proprio per questo. E nel report che presentiamo oggi abbiamo raccolto alcune delle, non solo delle criticità di questa legge, che poi a stringere consistono nel fatto che la legge non esplicita ma non vieta il fatto che si possa utilizzare l'infiorescenza, il fiore della canapa, che è quello che somiglia di più alla sostanza che vendono gli spacciatori. Per questa analogia, anche essendo una sostanza che non contiene THC drogante, non contiene una sostanza con effetti psicotropi, è criminalizzata per un tabù ideologico che si è tradotto in istituzionale e in legislativo e per una prudenza che è arrivata all'irresponsabilità, anche quando al governo c'erano i numeri per fare una modifica piccolissima. Dire sì, l'infiorescenza fa parte della pianta e si può usare, punto. Non c'è da fare grandissima teoria. Questo però ha portato a sequestri, perquisizioni, chiusure di centinaia e centinaia di aziende. Ogni giorno nella posta di Meglio Legale arrivano segnalazioni, una media di 3 o 4 a settimana, di aziende chiuse, di aziende che subiscono processi, di aziende criminalizzate che per motivi ideologici. La prima azienda che ha aperto il mercato in Italia, quella di Luca Marola, Easy Joint, che è stato un po' il precursore, oggi si trova a fronteggiare un processo che ha dei costi esorbitanti, non solo per Luca, ma anche per la giustizia italiana, diciamolo, perché dalle statistiche che siamo riusciti a ricavare, nel 99% dei casi questi processi finiscono con assoluzioni o archiviazioni. Nel frattempo però quelle aziende chiudono perché gli viene sequestrato tutto e perché finiscono in mezzo alla strada. Ecco, ora noi sappiamo che non c'è una maggioranza esattamente favorevole a questi temi, ma qui parliamo di economia, parliamo di agricoltura e parliamo di vendita al dettaglio. Quindi confidiamo anche nel fatto che possa esserci un dialogo con i presidenti della Commissione Agricoltura, i sottosegretari all'agricoltura e anche il ministro dell'Agricoltura, visto che è stato istituito anche un ministero che si chiama del Made in Italy. Questa è una sostanza, un prodotto italianissimo. L'Italia era il secondo esportatore mondiale di canapa, usata soprattutto nel settore tessile, e quindi se abbiamo a cuore l'economia e il lavoro di questo paese, dobbiamo anche mettere da parte i tabù, perché un conto è fare la campagna elettorale, un conto è amministrare con responsabilità. Questo,
questo paese. Quindi io ringrazio davvero i parlamentari che sono qui oggi e a cui lascio subito la parola, cominciando dall'onorevole Giulia Pastorella di Azione, ai quali chiediamo di fare un lavoro non solo di opposizione ma anche di sponda con questo governo per riuscire almeno a sbloccare il minimo sindacale che è questo tema della canapa industriale. No, grazie mille, grazie per aver organizzato questo momento di confronto e chiarimento, direi, perché siamo abituati in questo Paese ad avere leggi che sono ambigue, che sono non chiare, che hanno zone grigie. La domanda legittima che ci facciamo in questo momento, che dobbiamo farci su questo tema, è: questa ambiguità, queste zone grigie sono state lasciate in maniera intenzionale o sono davvero frutti di errori? E io penso che da neoeletta uno dei compiti del legislatore sia proprio di fare ordine anche in quello che è stato fatto precedentemente e sia comunque di facilitare la vita non solo agli imprenditori ma anche ai cittadini. Quindi il primo punto che noi parlamentari secondo me dobbiamo tenere a mente è che se qualcosa non funziona è nostro compito farlo funzionare al di là delle posizioni ideologiche. Il secondo punto invece è un pochino più rivolto a questo governo, perché la questione della canapa industriale si può mettere nel cesto, diciamo, di tutta la questione nazionalistica. Vogliamo, non vogliamo le delocalizzazioni? Vogliono la maggioranza che le aziende restino in Italia, che si sviluppi una filiera italiana su tutti i fronti, dall'agricoltura al digitale, a quello che sia. Bene, allora 50 anni fa eravamo leader in questo settore, adesso abbiamo ancora grandissime potenzialità di crescita. Credo che sia nelle corde anche del governo, se avessero la onestà intellettuale di guardare a questo settore come a uno dei settori e delle filiere chiave di questo paese, di dire benissimo, allora siamo nazionalisti fino in fondo, facciamo crescere questo settore. L'ultima parte che mi preme sottolineare, poi lascio sicuramente la parola ai colleghi, è la questione, chiamiamola, generazionale. Allora, senza voler fare critiche a questa manovra di bilancio, però insomma siamo nel contesto della discussione della legge, quindi è giusto anche parlarne, è chiaro che i giovani non siano priorità di questo governo. E il fatto che questa filiera, come raccontate e descrivete bene nel report, sia una filiera che attrae e che impiega moltissimi giovani, credo sia qualcosa da tenere se non altro a mente, perché ci domandiamo sempre quali siano gli ambiti che possono far anche restare i giovani in Italia, che possano far venire voglia ai giovani di fare impresa, e se questo davvero è uno degli ambiti, allora forse andrebbe curato un pochino di più, forse andrebbe come dire, incentivato invece di pensare ad altre modalità per trattenere, diciamo, le risorse giovani. Quindi in conclusione il punto è molto semplice, il punto è staccare la parte ideologica che tu chiamavi da campagna elettorale, io chiamo semplicemente la parte ideologica dalla parte fattiva, chiarire come è nostro dovere fare quelle che sono le zone grigie e i problemi di questa legge, proporre anche giustamente soluzioni, voi nel report ne proponete uno con i test, può essere quella, può essere qualcos'altro, quello che sia, quindi non semplicemente come dire, prevenire le diatribe, prevenire sequestri eccetera, ma anche fornire a chi giustamente fa il proprio lavoro, penso alle procure eccetera, gli strumenti adatti per farlo, perché non raccontiamocela, su non so 100 operatori 99 saranno onesti, ma magari c'è quello disonesto, quindi giustissimo dare gli strumenti, ma anche giustissimo dare gli strumenti a chi invece fa impresa di continuare a farla. Quindi se questa è la direzione che noi come forze di opposizione, qua purtroppo sono rappresentate solo le forze di opposizione, noi siamo d'accordo, secondo me dobbiamo mettere la giusta pressione per far capire che la prospettiva è quella industriale, che la prospettiva è quella di crescita, di produttività del Paese, e magari con questi argomenti potremo uscire dal dibattito ideologico ed arrivare a quello che piace alla maggioranza quando si parla di imprese e produttività, e spero anche giovani. Grazie. Grazie all'onorevole Pastorella e do la parola all'onorevole Appendino. Il gruppo del Movimento 5 Stelle ha sostenuto molto anche nella scorsa legislatura il disegno di legge proposto dall'onorevole Maggi sulla coltivazione domestica, e oggi naturalmente a maggioranza mutata cambiamo anche i nostri obiettivi, le priorità, e quindi quello che vi chiediamo è appunto un impegno soprattutto sul tema della canapa industriale.
Sì, buongiorno a tutti e tutte. Non ricordo quello che è stato fatto nella passata legislatura perché questo è un tema che al Movimento 5 Stelle è sempre stato caro, ma ci tengo a riportare qui in questa sede. E tra l'altro voglio scusare Vittoria Baldino che doveva essere presente, ma è rimasta bloccata in Commissione Bilancio fino alle 6 di questa mattina, quindi mi ha chiesto di portare il suo saluto, che il nostro impegno continua. Permettetemi di ringraziare Meglio Legale per il lavoro straordinario che fate, perché questa. E poi arrivo sul tema specifico, è una battaglia che deve essere più trasversale possibile, ma che deve essere soprattutto una battaglia culturale, perché quel famoso tabù di cui tu parlavi, quell'ideologia in qualche modo che spesso frena dei passi in avanti che sono di semplice buonsenso, spesso si scontrano con una cultura che rischia di essere radicata e che può diventare un muro, rende più difficile anche spiegare quello che stiamo facendo. Allora, premesso che, come sapete, noi siamo, anch'io personalmente, ho anche firmato quando ero sindaca, assolutamente favorevole alla legalizzazione della cannabis, qua parliamo di altro ed è bene spiegarlo. Io credo che quando si parla di imprenditoria, di attività economiche, e su questo io sono membro della Commissione Attività Produttive, credo che possa essere coinvolta insieme alla Commissione Agricoltura, ci dobbiamo sempre porre la questione del perché un imprenditore fa un investimento. Ora, al di là del fatto che crede nel suo mestiere, che crede nella sua filiera, lo fa se ha un contesto di certezze. E oggi l'incertezza che regna a causa di questo vuoto legislativo è un qualcosa che penalizza sicuramente l'imprenditore o l'imprenditrice, e quindi l'eventuale datore di lavoro, e che penalizza il nostro paese perché perdiamo risorse che potrebbero essere evidentemente investite. Io ricordo quando ero sindaca, chiacchieravamo prima, che mi era capitato quando c'era stata questa spinta anche che ha oggettivamente spaventato, per non dire terrificato, molti imprenditori che avevano aperto le proprie attività in questo settore, che il tema che ci ponevamo era proprio che questo vuoto normativo, che cosa porta, o questa difficoltà, questa non certezza del quadro, ha una discrezionalità. Per cui si vedeva nei diversi territori anche un'applicazione diversa. E questo è molto pericoloso, perché cosa succede? Se non c'è una legislazione chiara, al netto del fatto che l'imprenditore ha sicuramente timore rispetto all'investimento, ed è assolutamente normale che ce l'abbia, è difficile convincere qualcuno a investire se non sai in che quadro sei, ma questo mette anche in difficoltà chi, e io l'ho vissuto nel mio ruolo di sindaca, è sul territorio e poi deve capire effettivamente come applicare le norme e cercare di tutelare, dal mio punto di vista, quelle attività economiche che dall'oggi al domani si sono viste una spinta di controlli che era dettata, diciamocelo, lo dico io, assumendomi la responsabilità, da una scelta politica e ideologica. Allora, dov'è il rischio? Che la discrezionalità lascia spazio ha una spinta politica che può cambiare dall'oggi al domani in base al contesto politico e danneggia quelle che sono invece attività economiche che noi dovremmo favorire. Quindi da questo punto di vista noi ci eravamo già impegnati anche con un emendamento, se non ricordo male, alla legge di bilancio del 2020, proprio grazie peraltro al lavoro che fate voi. Ribadisco che il nostro impegno ci sarà anche in questa legislatura. Io condivido che la sfida qui sia allargare il più possibile il tavolo, da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle è disponibile a farlo e superare questi steccati che oggi in realtà si traducono in meno posti di lavoro, meno risorse investite nel nostro paese, che rischiano peraltro di essere investite altrove, e meno opportunità per i nostri giovani, mi sento dire non solo. Quindi è un settore in forte crescita e espansione ed è dovere di un Parlamento e di un paese raccogliere l'opportunità e cercare di dare gli elementi per poter far crescere questa filiera che oggettivamente è qualcosa di cui non dovremmo vergognarci, anzi dovremmo essere orgogliosi di essere italiani e di poter spingere a proposito di sovranità anche su questo tema. Quindi grazie per il vostro lavoro, ovviamente saremo al vostro fianco. Grazie a te Chiara e davvero non dimenticheremo mai nemmeno il tuo supporto come sindaca al referendum perché non era una cosa scontata e non era una cosa poi così diffusa. E Riccardo Magi, con Riccardo abbiamo provato a presentare anche in questa legge di bilancio degli emendamenti che però sono stati ritenuti estranei alla materia, cosa che insomma è ben curiosa se pensate che nel decreto Rave è stato inserito il
la questione dei medici Novax, è stata inserita la legge spazzacorrotti, però evidentemente normare un settore economico italiano è estraneo alla legge di bilancio. Quali strumenti abbiamo, Riccardo Magi? Grazie davvero Antonella, grazie a Meglio Legale. A me questa occasione di stamattina sembra un po' un déjà vu per certi versi, però è importante continuare a battere sul punto, perché quello della canapa in Italia è uno scandalo. È uno scandalo il fatto che ci sia un settore che è una realtà, non è qualcosa. Si parla spesso, no? Ascoltiamo i dibattiti parlamentari, di auspici perché avvenga qualcosa, perché ci sia uno sviluppo di un settore. Questo è un settore che già è sviluppato, è una realtà. Ci sono migliaia di posti di lavoro che sono costantemente a rischio, che sono in una condizione, mi viene da dire, permanente di precarietà, perché, come diceva Appendino poco fa, c'è quella zona grigia normativa, c'è quell'incertezza del diritto, e se si fosse trattato di un altro settore, con lo stesso numero di occupati, che produce lo stesso tipo di introiti e quindi anche di gettito fiscale, di posti di lavoro, sicuramente si sarebbe intervenuto in maniera diversa, con un decreto, subito. Invece qui c'è stato l'abbandono per anni, l'abbandono anche poi ovviamente a macchia di leopardo sul territorio italiano, a forme di persecuzione vera e propria da parte delle procure, perché ci sono zone dell'Italia, poi ne parlate anche nel documento, nelle quali alcune regioni, alcune province, nelle quali le procure hanno un accanimento particolare che avviene attraverso sequestri, attraverso quindi un danno economico, e quindi vengono di fatto colpite e smantellate delle realtà produttive. È stato detto, quindi è usata l'espressione chiarimento. Chiarimento giuridico serve, però serve anche un chiarimento politico, perché io ho avuto l'esperienza della scorsa legislatura, nella quale siamo arrivati più volte a un passo dall'obiettivo. Ci siamo arrivati, penso al decreto rilancio 2020, estate 2020, penso alla legge di bilancio, penso a un emendamento che avevo presentato io, ma che aveva il sostegno di 70 parlamentari. E qual è il problema politico su cui serve un chiarimento? Perché Antonella giustamente ha elencato le responsabilità della destra italiana che ora è al governo, le prese di posizione, che quegli emendamenti non sono passati quando c'era una maggioranza che si definiva progressista. Allora questo è il punto, perché il punto è un punto culturale, di cultura politica. Il fatto che ci siano esponenti nei vari gruppi, diciamo così, riformatori per includere tutti, favorevoli, anche antiproibizionisti al di là della cannabis a basso contenuto di THC, è un fatto importante, ma ognuno di loro è minoranza all'interno del suo gruppo. Io ricordo un'opposizione durissima nel gruppo del Partito Democratico, non lo dico perché ho Marco Burfaro qui vicino, penso al ministro Speranza, penso alla ex ministra Lorenzin, che era colei che in quell'occasione in commissione bilancio per me rappresentava il PD. Non c'avevo Marco Furfaro per parlare. Ora c'è Marco Furfaro, però il lavoro va fatto all'interno di queste forze politiche. Per questo è un lavoro di cultura politica ed è un lavoro diciamo che arrivi a spiegare che effettivamente stiamo parlando dell'economia, stiamo parlando di posti di lavoro, stiamo parlando di un settore che aprirebbe davvero a tantissime opportunità. Chiudo davvero, poi quando in Germania arriverà la legalizzazione tout court e la prima economia dell'Unione Europea, il primo mercato dell'Unione Europea avrà legalizzato, tutti quanti resteranno a bocca aperta sorpresi a dire oddio, siamo in ritardo, ci hanno sorpassato, no, a destra, a sinistra, sopra e sotto, con una legge di ragionevolezza e di sviluppo. Grazie. Grazie Riccardo Magi. Ecco, noi facciamo veramente fatica a spiegare come gli ostacoli siano soprattutto di natura ideologica e abbiano penetrato le istituzioni tutte, persino la magistratura, persino le procure. In questo breve report abbiamo riportato stralci di alcuni verbali della Guardia di Finanza o della Procura, questa era Asti se non sbaglio, in cui ci sono passaggi che recitano così.
Nei distributori automatici era possibile acquistare delle cassette musicali, video e ovviamente bustine, tutto ciò che poteva servire, diciamo, lo sballo. A Ragusa, in provincia di Ragusa, a Modica, la Guardia di Finanza fa un sequestro in un negozio e sequestra dei pupazzetti raffiguranti Bob Marley e nel verbale scrive: negli stessi negozi erano offerti al pubblico pupazzetti allusivi al culto rastafariano, che prevede l'assunzione dello stupefacente mediante combustione per fini meditativi. Capite che è difficile prendere sul serio queste cose, eppure questi documenti hanno deciso sulla vita delle persone che erano i proprietari di quei negozi o gli agricoltori che lavoravano in quei campi o quelli che avevano investito le risorse di famiglia in questa industria. Rachele Scarpa, come si rompono i tabù? Grazie mille intanto Antonella, grazie a Meglio Legale, grazie a Canapa Sativa Italia per questo rapporto, perché secondo me racconta con dei dati una realtà che mi auguro che la politica assuma al più presto, ovvero che l'approccio securitario, penalistico, criminalizzatorio, quello fatto di appunto tabù fortemente ideologici, non solo non funziona, non solo elimina qualsiasi tipo di sfumature di complessità in un discorso come quello che sta attorno all'utilizzo della canapa, non solo impedisce, anche quando si tratta di ampliare il dibattito sulle sostanze stupefacenti, di fare un discorso veramente lucido e progressista che metta al centro la legalità, il consumo consapevole, la prevenzione anche, ma quando si tratta di un settore come quello della canapa industriale, dove non si sta discutendo di sostanze stupefacenti, arriva a toccare questo approccio dei livelli di assurdità particolari, no? Creando dei costi molto alti, lo spiegate bene, sul fronte giudiziario e impedendo di fatto lo sviluppo di un settore che potenzialmente è un'eccellenza giovanile nel nostro paese. Questa eccellenza giovanile, che è veramente una cosa ben interiorizzata dalla mia generazione, io conosco tantissimi miei coetanei che non vedrebbero l'ora di spendersi in questo settore, è, come voi ben spiegate, fattivamente ostacolata e messa sotto ricatto da una normativa, no, che lascia troppo spazio all'interpretazione, troppo spazio alla discrezionalità, troppo spazio a un'ideologia fatta di fatto di tabù quando si giunge a queste cose. Quindi io sono d'accordo con quello che si dice anche negli interventi precedenti, va fatto un lavoro di abolizione dei tabù e va fatto un discorso che deve, almeno su questo fronte, che è il minimo indispensabile, cercare di essere trasversale. Oggettivamente questa è una maggioranza, è un governo che ha voluto un ministero del Made in Italy, è un governo che parla di lasciare le mani libere a chi fa impresa, mi sembra parlassero di non disturbare chi vuole fare, però c'è un settore che è disturbato molto fortemente da un tabù. Come si eliminano i tabù? Secondo me è un discorso lungo e si fa passo per passo, impegnando, come in questa occasione, diverse forze politiche a fare un ragionamento in questo senso, cominciando a parlarne, cercando di dare voce a chi in questo settore può essere un esempio positivo e dimostrare che una cultura diversa anche attorno all'utilizzo della canapa si può fare. Questo credo che sia un primo passo, poi io penso qui di potermi prendere anche insieme a Marco, anche insieme agli altri parlamentari presenti, l'impegno di portare avanti le modifiche di legge che voi proponete all'interno del vostro rapporto e in generale un lavoro più ampio che appunto deve essere innanzitutto culturale, di sensibilizzazione. Grazie Rachele Scarpa, e Marco Furfaro è un amico di Meglio Legale di vecchia data, quest'anno è preziosa sponda qui all'interno del Parlamento, suo malgrado, perché noi siamo particolarmente ossessivi e pressanti, però almeno questo lo dobbiamo portare a casa, no? Assolutamente sì.
Ci sono delle pagine di ipocrisia nella politica italiana che sono mostruose. Lo ricordava Rachele, noi abbiamo una Presidente del Consiglio che si è presentata nelle aule parlamentari dicendo appunto non disturbare chi vuole fare, che era per certi aspetti, ovviamente io sono molto cauto perché nel non disturbare chi vuole fare c'è anche un mercato del lavoro che sapete bene a volte così precarizzato da andare verso lo schiavismo e le condizioni dei lavoratori, però potevo capire almeno l'afflato sull'orientamento per il sistema produttivo, per l'idea comunque di provare a dare una spinta alle giovani generazioni a fare impresa, a costruire nuovi posti di lavoro. Qua noi siamo di fronte esattamente a questa ipocrisia che è un grande paradosso, perché lo citavano i colleghi prima di me, lo citavi tu Antonella, che ringrazio ovviamente per il lavoro che fate e che fai da anni. È un settore in espansione, è un settore che crea posti di lavoro, è un settore che tra l'altro che non solo crea posti di lavoro ma li crea per ragazzi e ragazze molto giovani, e quindi c'è anche una questione generazionale in un paese in cui i ragazzi e le ragazze del nostro paese non solo non trovano lavoro, non riescono nemmeno a uscire di casa perché non hanno uno straccio di lavoro dignitoso per emanciparsi, autonomizzarsi, e tutto questo viene frenato ovviamente da un'incertezza del diritto e un pregiudizio ideologico. Tra l'altro l'incertezza del diritto, visto che ci viene spesso raccontata anche come un problema imprenditoriale, sapete bene che non riguarda semplicemente le imprese esistenti e chi cerca di andare avanti nonostante quei vuoti normativi, ma riguarda anche chi magari vorrebbe affacciarsi al mercato, perché l'incertezza del diritto significa non sapere che investimenti puoi fare, quanto ammortamento potrai avere, eccetera, eccetera. Cioè ha delle ricadute, delle conseguenze sulle imprese, sugli impianti, che sono enormi evidentemente, perché un imprenditore senza avere la certezza del diritto difficilmente deciderà di investire in quel settore, anche se lo ritiene un settore in espansione. Quindi va da sé, per farla breve, che ci sarà il nostro impegno, il nostro appoggio a far sì che si colmi un vuoto normativo, un'incertezza normativa per dare sfogo a questo settore, anche perché non la cito lunga solo per prendere un passaggio sull'aspetto culturale. Noi siamo anche in un periodo in cui ci sono disuguaglianze e disoccupazione, quindi è chiaro che rappresenta un paradosso enorme. Dico solo un minuto sulla questione culturale. Non è un caso che anche qua, meno male, Rachele e Giulia sono le più giovani, Chiara, io e Riccardo siamo un po' più boomer, però c'è una questione generazionale che è chiarissima, anche rispetto magari a quelli che ora sono opposizione e quelli che erano un tempo fa maggioranza. Ed è vero, è verissimo. Che non dimentichiamo che sono quelli che hanno fatto il 68. Se lo sono scordato in fretta, mi sa. Oppure non so dove erano. Però c'è una questione, guardate, io l'ho imparato esattamente nella battaglia che ho fatto nel gruppo e nel mio partito. C'è un pregiudizio culturale enorme spesso che riguarda una generazione che ha qualche anno più di noi. E come Antonella sa, perché è stato un martello pneumatico assieme a me sui componenti del gruppo, sul mio partito, per arrivare il PD, che comunque alla fine ha fatto un lavoro, perché come sai nel programma elettorale siamo arrivati alla coltivazione domestica della cannabis e non era, vi assicuro, risultato scontato. Però arrivare anche alla legalizzazione di quella parte non era facile, però spesso vi assicuro che il tema non era contrappositivo di merito, ma era spesso una mancanza di studio, di lacune, di competenze, cioè il fatto di avere introiettato un pregiudizio culturale che purtroppo riguarda anche i grandi strati del paese. Questo ovviamente non lo racconto ma lo racconto per assumermi la responsabilità di una battaglia che va fatta e che ovviamente non può più perdere tempo. Conscio anche degli errori che sono stati in passato e anche per quelli che sono abbastanza freni assurdi che sono stati messi, le raccontava Riccardo nella passata legislatura, però avete l'impegno non solo mio e della mia collega Rachele, ma l'impegno del Partito Democratico affinché questi temi vengano portati avanti, almeno come opposizione, a fare un'offensiva sulla maggioranza affinché li raccolga, perché non è che servono a noi ma servono al Paese. Grazie a Marco Furfaro. Ci ha raggiunti l'avvocato Simonetti, Lorenzo Simonetti, che chiamerei a... Grazie, a fare un piccolo switch, se ci vuole raccontare alcune delle novità che hanno... Vieni qua Lorenzo. Raggiunto ultimamente, perché ovviamente come sapete questa è una battaglia che oggi si conduce soprattutto nei tribunali e insieme alle aziende ci sono tanti avvocati che come Lorenzo ogni giorno fronteggiano processi contro la canapa industriale, l'uso libero, l'uso terapeutico e tutto il resto.
Lorenzo, raccontaci l'ultimo processo sull'olio del CBD. Buongiorno a tutti. Sì, come studio legale ci occupiamo anche diciamo, della cannabis sotto tre macrosettori: l'aspetto terapeutico, l'aspetto diciamo, della tutela della non responsabilità penale per il cosiddetto uso ludico-ricreativo e poi tutto il tema della canapa industriale. Ah, mi complimento innanzitutto per il lavoro fatto che ho visto adesso molto rapidamente e in realtà c'è un focus sulla regione Sardegna che noi curiamo diciamo, in maniera settimanale con i processi che appunto avete evocato, specialmente nell'Oristanese. Vi possiamo dire che il tema chiaramente sul piatto della legge 242 del 2016 afferisce a due aspetti: il rispetto delle destinazioni della produzione, della coltivazione, in particolare questo mostro mitologico chiamato infiorescenze, e che poi vengono dette sbocciolate, che anche questo è molto cacofonico, che in Sardegna fa paura il concetto di sbocciolatura, e quindi rispetto della destinazione che poi deve essere valutato congiuntamente ad un aspetto fondamentale che è quello dell'efficacia drogante. Beh, vi confesso che 10 giorni fa si è tenuto proprio ad Oristano, che è il punto nevralgico della Barbagia, dove ad oggi resiste ancora il baluardo delle procure, dove in aula abbiamo finalmente avuto la possibilità di portare in contraddittorio tra loro il nostro consulente tecnico e il consulente della difesa, che è il capo dei RIS, della procura, chiedo scusa, che è il capo dei RIS, e c'è stato uno scontro importante. Devo dire che forse è il momento dell'avanguardia giuridica sul punto, perché due grossi esperti, il professor Polettini di Milano e il tenente Palanca, capo dei RIS, si sono appunto approcciati con riferimento a due temi importanti. In quel caso, e chiaramente tutti i nostri amici agricoltori e produttori sanno che diciamo, lo sforamento dal limite dell'efficacia drogante, che è lo 0,5, per motivi accidentali può avvenire anche fino ad uno 0,7 o uno 0,8, quindi un punto percentuale di 0,2. Ecco, questo dello sforamento è un punto importante e noi in aula abbiamo portato questa nuova, diciamo, è una valutazione di tossicologia d'avanguardia, che è il problema della valutazione della misura di incertezza composta, ovvero il problema è che i laboratori non hanno una serie di attenzioni che poi vengono concretamente chiamate nella valutazione della curva di calibratura, della taratura delle bilance. Noi ci opponiamo a questo e riteniamo che come l'autovelox debba essere omologato e tarato, e la Corte Costituzionale dal 2016 è chiara, anche le bilance che devono valutare al milligrammo la valutazione del peso lordo con la tara e poi con la spalmatura del THC su tutto devono. No, ma questo è il problema è proprio questo, che o entriamo nel tecnico e non è questa la sede, o altrimenti non se ne esce. Quindi stiamo entrando nel tecnico anche per tutta la svalutazione di quello che è l'efficacia drogante. Però oggi, 20 dicembre, vi possiamo dire che in aula ad Oristano i RIS di Cagliari hanno riconosciuto che lo 0,5 non è efficacia drogante, il che non è una grande scoperta, ma una cosa è quello che c'è scritto nei manuali di letteratura e di tossicologia forense, e una cosa è quello che poi viene praticato in aula. Quindi anche in Sardegna, o meglio in Barbagia, punto centrale della Sardegna dove c'è questo baluardo delle procure, vi diciamo che anche lì c'è stato un riconoscimento. Il tema dell'efficacia drogante è un tema che viene dalle procure maltrattato, c'è una valutazione a macchia di leopardo, però secondo noi sono più ormai le valutazioni che sull'efficacia drogante sono a favore. E concludo, anche in Sardegna, per esempio, nella fascia costiera del nord e del sud, abbiamo ottenuto alcune sentenze di assoluzione da parte del Tribunale di Cagliari, che ricordo è proprio a Cagliari che è nata la circolare della DDA, dove si era cominciato a bloccare tutto il mercato, e ormai anche i giudici di merito, con riferimento all'efficacia drogante, hanno messo nero su bianco che fino allo 0,5 THC non è efficacia drogante. Vi lascio con un tema, perché poi su questi aspetti potremmo aprire diverse opzioni dialogiche, ma c'è un tema molto scottante. Lo 0,5 dell'efficacia drogante, come si calcola? Ovvero, si calcola sul totale della sostanza detenuta, si arriva a capi di imputazione nei quali viene contestata l'ingente quantità, ai sensi dell'articolo 80,2 legge stupefacenti, articolo per il quale si va in carcere, perché è un reato ostativo, perché se io ho 8 quintali di infiorescenze allo 0,4, le procure
calcolano lo 0,4 su 8 quintali, che capite bene, può arrivare anche a un 3 kg di principio attivo totale quando il limite è 2. Questo è molto delicato, ovvero l'argomentazione giuridica per la quale lo 0,5, l'efficacia drogante, non va calcolato sul totale del sottoposto, chiamiamolo a sequestro ad attenzione giudiziaria, ma sulla singola dose, utilizzando, e questo siamo noi prima a dirlo, i parametri della DPR 309 del 90, perché la logica cosa vuole? Che se io inizio nella 242 e tu mi porti nel DPR 309 del 90, cosa non corretta, allora o ci muoviamo tutti, secondo delle categorie interpretative, all'interno del DPR 309 del 90, nonostante mi ci porti ingiustamente, all'interno del DPR 309 del 90 ci sono una serie di sentenze molto antiche e anche molto recenti, le quali combinano il rapporto in relazione alla dose destinata all'assunzione allo spaccio. E questa è la partita, perché non basta dire che lo 0,5 non è efficacia drogante. Concludo dicendo che la partita è tutta aperta, la partita è molto aperta. Il problema delle infiorescenze, a nostro modo di vedere, se si rispettano le destinazioni, l'infiorescenza, e questo anche ci battiamo nei tribunali, devo dire che ormai abbiamo un'apertura, perché noi alleghiamo consulenze tecniche per dimostrare che l'infiorescenza è un fiore reciso secco che fa parte della floricoltura, che è una sottocategoria del florovivaismo ai sensi della lettera G. Quindi il legislatore sul punto, io ritengo, ma questo chiaramente noi lo facciamo per motivi argomentativi dinanzi ai giudici, noi riteniamo che il legislatore, nel momento in cui ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera G, parli di florovivaismo, si è espresso bene. Ovviamente è tutto migliorabile, ma se i giudici e la Corte di Cassazione, con tutto il rispetto, non si occupano anche di problemi di diritto agronomico di carattere civilistico e non sanno, non perché noi riteniamo di saperlo, ma con molta umiltà ci siamo messi a sviscerare il concetto di florovivaismo, che la floricoltura è una subcategoria del florovivaismo e che le infiorescenze, secondo il professor Ronchi e la professoressa Grazia Maria Scarpa di Sassari, ci hanno messo nero su bianco che le infiorescenze sono una parte di ciò che si può fare con la floricoltura. Io ritengo che sia chiaro il legislatore, di certo purtroppo non è sempre così nelle interpretazioni. Vi lascio con un altro tema molto interessante, il problema dello stoccaggio di una tonnellata di infiorescenza che ritiene ancora oggi a volte la Corte di Cassazione e molti tribunali di merito che lo stoccaggio non sia attività consentita. È un abominio giuridico che non si può stoccare infiorescenza all'interno o in una zona di pertinenza della propria azienda agricola. Quello che noi facciamo e che i giudici ci stanno seguendo è cercare anche un po' di sdrammatizzare il tema, e la domanda è: ma se io ho un meleto, raccolgo le mele, tolgo la buccia e le essicco e ne ho una tonnellata, perché il tema è se non è efficacia drogante. Quindi se siamo d'accordo che non è efficacia drogante, il parallelismo di stoccare le infiorescenze o le mele è uguale, perché se non è efficacia drogante è come una mela. Ecco, il problema è l'olio e la resina. Su questo vi lascio, perché riteniamo che l'olio e la resina siano dei trasformati e su questo si deve parlare. Purtroppo però, se la Cassazione nel 2019 ha detto che le infiorescenze sono come olio e resina, siamo veramente ad un livello inaccettabile dal punto di vista interpretativo, che dobbiamo volta per volta smontare e calarci in un altro mondo che si chiama il diritto civile e tutto quello che riguarda l'aspetto dell'agronomia. Grazie a Lorenzo. Grazie Simonetti. A affido le conclusioni a Mattia Cusani di Canapa Sativa Italia. Bene, grazie a tutti oggi per essere qui, e grazie a Meglio Legale che si è battuta per offrirci questa opportunità, grazie a Riccardo Maggi che ha organizzato questa bella conferenza stampa, a tutti gli onorevoli parlamentari che oggi ci hanno davvero portato un ottimo contributo. Io non voglio annoiarvi, però brevissimamente cerco di fare un po' quello che è stato il quadro della passata legislatura, perché diciamo che per entrare nel merito ci sono stati ovviamente già dal 2016 in poi tanti lavori che hanno cercato di portare delle soluzioni qui oggi. E appunto qui oggi volevo un po' ricordarvi quali sono stati i passaggi principali.
Sostanzialmente si parte con le audizioni nel 2018, dove noi stessi abbiamo partecipato, proprio segnalando alcune delle problematiche della legge 242, si è riusciti ad arrivare a delle risoluzioni unitarie nel 2019 che diciamo, individuavano appunto le maggiori problematiche dello sviluppo di questa filiera, che sono poi sostanzialmente una migliore definizione delle destinazioni d'uso e soprattutto una diciamo, maggiore regolamentazione di quelle che sono le attività successive alla raccolta. Per questo queste risoluzioni già allora avevano identificato nella definizione di cos'è la biomassa di canapa, e quindi anche per rispondere al quesito portato oggi dall'avvocato Simonetti, quindi cos'è effettivamente, come si può presentare quella tonnellata di prodotto, poi per rispondere anche lì non sarà mai e non potrà mai essere droga. Questo perché ce lo dice ovviamente lo United Nations Office on Drugs and Crime, l'UNODC. Noi assieme a questo report abbiamo anche allegato ulteriori documenti che entrano ovviamente nel tecnico, perché poi quello che abbiamo capito in questi anni è che, per quanto si possano, e lo abbiamo fatto, suggerire delle piccole modifiche semplici da attuare politicamente, è di fatto un settore nuovo che necessiterà di tantissimi approfondimenti, di tantissimi anni di ricerca e sviluppo per identificare quelle che saranno tutte le possibilità in futuro. Quindi, arrivando a questa definizione di biomassa già nel 2019, si è poi costituito il tavolo tecnico di filiera, che ha il compito di redigere un piano di settore e di dare questo tipo di risposte. Il tavolo tecnico in effetti ha lavorato, sta lavorando, ma necessita di un impulso da parte del Ministero dell'Agricoltura, perché è comunque ovviamente un compito che di solito è affidato direttamente al Ministro, la gestione del tavolo. Si era iniziati a lavorare tramite la delega al sottosegretario Labbate, poi con il nuovo governo Draghi la delega alla canapa non è mai stata diciamo, affidata a nessuno, e di conseguenza, mentre i gruppi di lavoro hanno continuato gli approfondimenti, si parla di tantissimi aspetti che vanno a toccare nel merito le problematiche della canapa, poi ovviamente necessitano di una diciamo, ufficialità istituzionale, e quindi per questo motivo oggi, oltre a portare assolutamente degli approfondimenti che possono essere soprattutto, ecco, rivolti ai parlamentari, e quindi adesso ci arriviamo, delle piccole soluzioni che possono effettivamente risolvere grandi problematiche, ovviamente sarà poi col tavolo tecnico che noi ci stiamo impegnando, fanno parte anche le altre associazioni, ma il CREA, le università, quindi diciamo che è il luogo giusto per affrontare dei discorsi che sono un attimo più approfonditi nell'ambito soprattutto delle destinazioni d'uso e specifiche sui controlli. Di fatto qui in questo report proponiamo l'adozione di test veloci. In realtà questa richiesta è già stata inoltrata tramite il tavolo tecnico fin dal 2021. Sappiamo che gli istituti di ricerca che fanno parte del tavolo tecnico hanno già sviluppato questi test, e quindi con una piccola iniziativa appunto che possa dare impulso alle attività del tavolo tecnico, questi test potrebbero essere adottati. Questo effettivamente facendo risparmiare migliaia di euro ogni singola volta che ci si trova di fronte a un controllo, perché non dimentichiamoci che si tratta comunque di un'attività imprenditoriale e che purtroppo non dispone, ed è questo quello che abbiamo cercato di fornire anche attraverso la proposta di legge allegata al report, non dispone di metodi di controllo di carattere amministrativo. Cioè oggi le forze dell'ordine, per giustificare ovviamente anche un'ingerenza nella libertà economica privata, lo devono fare attraverso questi strumenti che sono purtroppo quelli di carattere penale, altrimenti dovrebbero le forze dell'ordine pagare di tasca loro i test a laboratorio. Loro devono richiedere l'autorizzazione, perché poi, cioè, non dimentichiamolo che in aziende anche associati nostri che hanno subito controlli sono state necessarie oltre 1000 analisi.
cioè un'analisi per capirci può costare dalle 70 alle 150 euro, quindi tutto questo poteva ovviamente costituendo un costo che non indifferente, e quindi si poteva assolutamente risparmiare su questo tipo di intervento, perché poi comunque si è avviato un procedimento penale e di conseguenza l'attività imprenditoriale stessa e quindi anche l'entrata fiscale derivante dal lavoro di queste attività si è bloccata. Quindi nel nostro report abbiamo ripreso l'esito di questo lavoro in commissione, prima Commissione Agricoltura alla Camera, risoluzioni, poi si è passati in Commissione Agricoltura al Senato e lì tutti insieme, quindi tutte le forze politiche, erano abbastanza d'accordo nel portare avanti questa soluzione che va a toccare solo due piccoli punti, appunto una migliore definizione delle destinazioni d'uso, si fa riferimento agli usi erboristici ed estrattivi, che sostanzialmente è una specifica degli usi florovivaistici, ma allo stesso tempo prende in considerazione l'inserimento della canapa tra le piante officinali. Su quello poi ci sarebbe una piccola parentesi da fare, perché diciamo molte delle problematiche per cui spesso si dice non c'è volontà politica, in realtà spesso vengono travisate. Questo perché, come stiamo cercando di dimostrare adesso con un ricorso al TAR, in realtà la regolamentazione della canapa e soprattutto la possibilità di utilizzare l'intera pianta per tutti gli usi industriali è una realtà che insomma viene già dalla Single Convention of Narcotic Drugs, cioè lì si parla di sostanze stupefacenti, qui stiamo parlando della canapa non stupefacente, ed è questo il punto. Cioè in realtà bisognerebbe capire che attraverso questo tipo di settore abbiamo un'opportunità senza precedenti, cioè di far sviluppare tutta l'industria legata a questo, di dare spazio ai nostri imprenditori, di confrontarsi con un settore sicuramente in via di sviluppo, con un settore che in tutto il mondo sta portando miliardi di investimenti, ma allo stesso tempo farlo in maniera totalmente sicura. Perché è vero che appunto spesso si confondono le battaglie della legalizzazione sulla cannabis e della regolamentazione della canapa industriale, e questo purtroppo è un errore, perché mentre sicuramente per una regolamentazione della cannabis a uso adulto, come oggi si dice nel resto del mondo, ha bisogno di lavorare su un pregiudizio, sicuramente esiste un pregiudizio verso questa sostanza, ma quando invece parliamo di canapa industriale parliamo di un prodotto che è assolutamente privo di ogni offensività, e quindi con un ricorso al TAR noi oggi stiamo cercando di dimostrare che questa azione di regolamentare la canapa non è effettivamente una non necessita di una volontà politica, ma esclusivamente di un adeguamento tecnico. Cioè noi chiediamo alle forze politiche di ascoltarci, di guardare i dati e di capire che effettivamente questa direzione è la direzione migliore per il nostro paese. Grazie. Grazie Mattia, e saluto l'onorevole Davide Aiello e l'onorevole Ellie Schlein che ci hanno raggiunto. Questa è una conferenza stampa molto in forze, e quindi davvero ringrazio tutti i parlamentari che hanno trovato un momento per raggiungerci. Ellie Schlein è impegnata in un'agenda fittissima in questi giorni, quindi grazie due volte per aver trovato qualche minuto per essere con noi. E riassumendo anche per chi ci ha raggiunto adesso, oggi parliamo a maggioranza mutata sul tema della legalizzazione della cannabis. Sappiamo di non poter ottenere quello che non abbiamo ottenuto con una maggioranza progressista, quindi siamo qui a parlare di ottenere almeno il minimo sindacale, di regolamentare un settore, quello della canapa industriale, che non ha alcuna offensività, alcuna efficacia drogante, alcun effetto psicotropo, e che però riguarda 12.000 operatori con un'età media di 35 anni che lavorano in agricoltura e vendita al dettaglio, e che vengono ingiustamente criminalizzati da un tabù ideologico che ha penetrato istituzioni, magistratura, procure, guardia di finanza, che arriva a sequestrare i pupazzetti di Bob Marley perché istigano al consumo meditativo della cannabis, e tutto ciò farebbe molto ridere se non fosse che riguarda appunto il fatto che mette in crisi le imprese e quindi le vite di migliaia di persone. E ora il tema
per grandi partiti che oggi sono i più grandi partiti di opposizione, è anche quello di rendere maggioritario all'interno di quei gruppi la posizione, diciamo, in questo caso di favorevolezza, non dico alla legalizzazione, ma almeno alla regolamentazione di questo settore. Ci siamo scontrati molto nella legislatura precedente con il fatto che, nonostante i sondaggi per esempio fossero assolutamente favorevoli a quei gruppi, l'84% degli elettori del Movimento 5 Stelle era a favore della legalizzazione, il 74% degli elettori del PD a favore, addirittura in Fratelli d'Italia il 40% degli elettori era a favore della legalizzazione, quindi non della canapa industriale, molto spesso abbiamo visto anche i grandi partiti frenare per paura di essere troppo, di osare troppo. E come si fa a rendere delle posizioni, diciamo, che sono poi maggioritarie all'interno dei gruppi? Perché, dati alla mano, la gran parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, come quelli del PD, aderivano all'intergruppo per la legalizzazione, avevano firmato delle proposte di legge, degli emendamenti su questo, però non riuscivano a diventare le posizioni del partito. E questo è stato sicuramente un grande limite, ed è il limite che oggi ci fa trovare ancora a giocare in ritirata. Faccio un esempio, poi concludo, scusami Davide, sul PD, sul Partito Democratico, un po' per curiosità, un po' per perversione, qualche giorno fa mi sono riascoltata l'intervento dell'onorevole Deborah Serracchiani nel 2009, quando critica Bersani per la prima volta, che, diciamo, è la prima grande critica del PD, e l'onorevole Serracchiani puntava il dito sul fatto che nonostante la maggioranza del partito fosse a favore di alcuni temi, poi magari quel tema non diventava il tema del partito. Per esempio l'eutanasia in quel momento era il tema. Dice: com'è possibile, siamo tutti, la maggioranza siamo a favore, poi il relatore in commissione è uno contrario? Ed è un po' quello che è accaduto sulla cannabis, anche per persone come l'onorevole Serracchiani, devo dirlo, perché ovviamente non ci ha fatto mai da sponda. E come si fa a fare in modo che poi si faccia lobbying all'interno dello stesso partito? Conto che è una domanda un po' pesante, però gliela mollo all'onorevole Aiello. Grazie. Intanto buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ma come saprete la Commissione Bilancio ci tiene svegli fino alle 6:30 del mattino, quindi abbiamo dovuto un po' recuperare un po' di forze. Ma comunque ci tenevo, a parte gli scherzi, a partecipare a questa conferenza stampa. Antonella e tutti sanno quanto io e tanti altri colleghi del Movimento 5 Stelle abbiamo a cuore questa battaglia. Qualcuno oggi dirà che qui si sta parlando di droghe, qui non si sta parlando di droghe, qui si sta parlando di un settore economico, qui si sta parlando di un settore industriale, qui si sta parlando di aziende, si sta parlando di imprese, si sta parlando di posti di lavoro, si sta parlando di Made in Italy. Sappiamo tutti quali sono i molteplici utilizzi della canapa, una risorsa, io la definisco una risorsa, c'è chi la definisce una droga, io la definisco una risorsa che potrebbe far nascere nel nostro paese, secondo le stime, 300.000 posti di lavoro, ma io dico molti di più perché poi si svilupperebbe attorno alla cannabis tutto un circuito che sicuramente stimolerebbe anche altri investimenti, mi riferisco anche al settore del turismo, al settore delle attrazioni, insomma, un settore dei grandi eventi, tutta una serie di cose che possono ruotare attorno alla cannabis o alla canapa, perché cominciamo a chiamarla canapa, come si chiamava, come lo chiamavano anche i nonni, i nostri nonni, come lo chiamava anche qualcuno che è molto caro adesso qui al governo e negli anni 20 proprio faceva della canapa lo strumento proprio per il rilancio nazionale. Quindi chissà, forse potremmo prendere qualcosa, qualcosina di ciò che la storia italiana ci insegna, ciò che di positivo la storia italiana ci insegna, perché poi ovviamente tutto il resto è da assolutamente cancellare. Quindi canapa per me è un tema molto caro non soltanto a me, ma devo dire molto caro a tutto il Movimento 5 Stelle, perché quando Antonella dici che i partiti sono stati timidi, è vero, però devo dire che all'interno del Movimento 5 Stelle è stato fatto proprio questo percorso che ha portato il Movimento 5 Stelle a esporsi, diciamo, in modo ufficiale, quindi non soltanto i singoli parlamentari che avevano a cuore questa tematica e aderivano ovviamente alle varie iniziative, ma come sai benissimo il Movimento 5 Stelle più volte, e lo fa costantemente, diciamo, si è esposto in modo ufficiale a sostegno, diciamo, di questa battaglia. Una battaglia che io definisco una battaglia di buonsenso, una battaglia di civiltà, una battaglia che, come tante altre battaglie, sta vedendo l'Italia purtroppo arrivare in ritardo.
Noi vediamo oggi cosa accade negli Stati Uniti, dove la maggior parte degli stati o ha già legalizzato, comunque si appresta a farlo, dove le licenze per la vendita della cannabis vengono liberalizzate e addirittura viene data precedenza a tutte quelle persone che avevano avuto problemi proprio con la giustizia per la ingiusta repressione che avevano subito, quindi come una sorta di giustizia riparativa. Io penso che l'Italia, come in tante altre battaglie, rischia di arrivare in ritardo. Arrivare in ritardo significa perdere delle occasioni. Perdere l'occasione significa perdere risorse, perdere introiti, perdere la possibilità di creare posti di lavoro. E quindi, poi, un altro aspetto non meno importante che a me sta molto a cuore è quello del contrasto alle mafie. Chi gestisce oggi la maggior fetta, ed è appunto una delle cose principali su cui dobbiamo riflettere, chi gestisce oggi il mercato nero delle sostanze stupefacenti sono proprio le mafie, e noi dobbiamo a esse togliere questo monopolio e cercare di portare la canapa verso un circuito legale, un circuito di economia legale. Quindi io sposo totalmente la battaglia di Meglio Legale come se fosse la mia. Antonella sa che tutte le volte che ho partecipato con molto piacere alle varie iniziative. Ricordo il primo sit-in qui davanti a Montecitorio, dove appena eletto nel 2018 ovviamente ho avuto modo di conoscere Antonella in Meglio Legale, e da lì, diciamo, è nata questo nostro percorso insieme. Un percorso che, a mio avviso, però ha bisogno di essere ampliato. Quando dico ampliato, mi riferisco al fatto che l'Italia purtroppo ancora paga anni, decenni di pregiudizi, di disinformazione, di speculazione anche elettorale, e quindi bisogna andare a smontare tutte quelle bufale, tutte quelle falsità, tutte quelle inesattezze che riguardano la canapa. E per farlo bisogna sicuramente, ben vengano le iniziative come questa, ben vengano i convegni, ma secondo me dobbiamo portare questa battaglia nelle piazze. Dobbiamo portare la battaglia nelle piazze, che è molto importante per creare proprio quel clima di consapevolezza generale. Io mi riferisco ad esempio alle battaglie che hanno condotto la comunità LGBT. Hanno raggiunto dei risultati che fino a qualche anno fa nessuno pensava, in un paese ultracattolico come l'Italia, che si potesse arrivare, diciamo, a riconoscere i diritti, giustamente ovviamente, alle persone LGBT. Io penso che questa sia una battaglia che debba essere affrontata in quel modo, cioè creando quella consapevolezza, creando quella comunità, quella cultura, per cominciare a preparare il terreno affinché l'Italia sia pronta a accettare questa realtà, perché la canapa è una realtà. Oggi abbiamo parlato di imprese, quindi noi dobbiamo garantire le imprese, garantire il Made in Italy, che sta molto a cuore a questa maggioranza di governo. Quindi perché non valorizzare il Made in Italy? Qui parliamo di Made in Italy, qui parliamo di imprese italiane, non stiamo parlando di qualcosa di diverso. Quindi, a mio avviso, continuiamo la battaglia, sicuramente, io ci sono, ma sono qui a rappresentare tutto il Movimento 5 Stelle. Ci sarebbe stata anche la collega Vittoria Baldino se solo appunto non avessimo finito alle 6:30 i lavori in aula e in commissione bilancio, ma io ci tenevo veramente tantissimo a essere qui stamattina, proprio per far sentire la nostra voce. E quindi continuiamo questa battaglia, prepariamoci, perché sicuramente le difficoltà sono aumentate, però come ricordava anche Antonella, nella passata legislatura, quando pensavamo di avere, diciamo, tutte le condizioni favorevoli per poter raggiungere questi risultati, non ci siamo riusciti. Quindi qualcosa non è andato. Facciamo anche un po' di autocritica, sono pronta a fare autocritica assolutamente. Qualcosa non è andato, però questo non significa che bisogna fermarci, assolutamente no, anzi bisogna aumentare gli sforzi, aumentare gli impegni, migliorare forse anche il coordinamento di tutte le varie realtà, non soltanto politiche ma anche associative, i vari produttori, i vari imprenditori. Spesso mi raccontano storie di associazioni che non si parlano tra di loro per questioni, datate anche nel tempo. Dividersi in queste battaglie non fa bene a nessuno, anzi. Cioè bisogna fare proprio un percorso opposto. Qui nessuno vuole mettere bandierine o vuole prendersi il merito. Qui, se crediamo tutti insieme in una battaglia giusta, una battaglia civile, una battaglia
Io dico sempre di buon senso, cioè non vedo, a volte mi sforzo, diciamo, di trovare elementi a contrario rispetto alla legalizzazione della cannabis, mi sforzo ma non ne trovo, vedo solo effetti positivi, sarò sbagliato io, non lo so, penso di no, perché comunque vediamo cosa succede anche nei paesi che hanno scelto di intraprendere un percorso diverso, un percorso proprio di liberalizzazione, di legalizzazione, di regolamentazione, perché laddove lo Stato non regolamenta, questo lo dicevano anche persone, diciamo, che purtroppo ci hanno lasciato proprio per mano della mafia, quando lo Stato si fa i fatti suoi, ovvero non regolamenta un mercato, lo lascia nelle mani dell'antistato, lo lascia nelle mani delle mafie, e noi soltanto per questo motivo dobbiamo proprio impegnarci a regolamentare il settore. Stiamo parlando di un settore economico, un settore industriale, un settore, io penso alla mia Sicilia, che veramente grazie alla canapa potrebbe rinascere, potrebbero rinascere i poli industriali, penso a Termini Imerese, penso a Gela, penso a tutti i poli, i siti industriali, le aree di crisi industriali complesse che per molti anni poi non vengono reindustrializzati, non si creano posti di lavoro. Perché non creare nuovamente ad esempio la filiera del tessile oppure la bioplastica? Cioè, che oggi si parla tanto di ambiente, è il tema fondamentale, io penso, dell'agenda politica da qui ai prossimi anni. Anche qui su questi temi siamo arrivati molto in ritardo. Perché si continua a produrre plastica tramite gli idrocarburi e non si puntano alle resine perché possono essere derivate dalla canapa? Perché ancora si punta sul sintetico, quindi tramite quel tipo di sviluppo economico, non si punta invece alle fibre naturali derivanti dalla canapa? Ma possiamo parlare di farmaceutica, possiamo parlare di cosmetica. Io ieri ho usato una crema per le mani al CBD. E ti sei drogato. Infatti. Per dire, ci sono tantissimi utilizzi, tantissimi sbocchi, e io vedo veramente tante possibilità di sviluppo per il nostro paese, e da politico dico: perché non riusciamo veramente a fare in modo che il nostro paese cresca veramente? Si parla sempre di crescita, si parla sempre di posti di lavoro e poi non si sfruttano le risorse che esistono proprio per questo. Ed è proprio, quindi, per questo che io mi auguro un impegno. Da parte mia e da parte del Movimento 5 Stelle ci sarà il massimo impegno. Ovviamente non mancherà occasione di confrontarci anche sulle proposte che possiamo, diciamo, portare avanti a livello parlamentare, e mi auguro ovviamente, nonostante tutte le difficoltà, ma mi auguro veramente che il nostro paese quanto prima possa raggiungere un livello di civiltà che ad oggi purtroppo, grazie, non soltanto in questo campo, ma purtroppo manca. Grazie. Vai Mattia Telegrafico, nel frattempo chiedo a Elish Line se vuole dire due parole, se no andiamo verso la conclusione che dobbiamo lasciare la sala. Benissimo, sì, volevo giusto chiudere dicendo: in questi 6 anni di sviluppo della filiera, gli operatori canapicoltori, ancora una volta, si sono italiani, ancora una volta si sono distinti nel mondo. Cioè, in questi pochi anni di possibilità di sviluppo della filiera, tantissimi italiani canapicoltori hanno vinto dei premi, hanno raggiunto dei risultati nella ricerca, nello sviluppo di questa filiera. Quindi noi in 6 anni di regolamentazione, diciamo, della canapa industriale, abbiamo fatto 50 anni di ricerca e sviluppo, quindi le potenzialità sono indiscutibili, e vi chiediamo proprio di lasciar lavorare chi vuole fare. Ecco. Grazie Mattia. La parola a Elly Schlein, che ringraziamo molto anche per essere qui durante la sua campagna come segretaria si candida a guidare il PD. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Grazie a voi Antonella, grazie a Meglio Legale per la battaglia che porta avanti. Qui si tratta di regolamentare la canapa industriale. Un settore, come avete ricordato, e vi ringrazio perché ho sfogliato anche il vostro report, è un settore industriale, è un settore economico, è un settore industriale che è sottoposto ad una costante guerra ideologica. E allora alla guerra ideologica è opportuno provare a rispondere con argomenti di merito, come la vostra campagna fa da sempre,
è necessaria una regolamentazione. Io mi scuso perché arrivo adesso appunto da Bologna e quindi non ero qui all'inizio, ma sicuramente avrete ricordato che la pianta, l'intera pianta di canapa ad uso industriale è esclusa esplicitamente dal controllo internazionale delle sostanze stupefacenti dalla Convenzione del 1961 e dall'articolo 26 del TU sulle droghe. Quindi diciamo, siamo davanti all'assurdo di lasciare ad interpretazioni anche diversificate, addirittura a livello delle singole procure del nostro paese, quello che è rimasto, diciamo, una grande ambiguità interpretativa di queste norme, dell'inserimento naturalmente anche sul tema delle piante officinali, creando appunto una disciplina diversa a seconda della parte della pianta. Io credo che invece vada fatta chiarezza, perché hanno diritto questi imprenditori e queste imprenditrici a una certezza della normativa e quindi anche a non rischiare investimenti per avvio di impresa che poi sono messi a rischio appunto dalle incertezze a cui le diverse interpretazioni possono produrre. I numeri che voi date sono numeri estremamente significativi, perché si parla di più di 12.000 posti di lavoro con un'età media molto giovane, quindi anche una giovane impresa, peraltro in alcuni casi appunto si tratta di imprese che sono partite anche nei territori delle regioni del sud, quindi anzi va dato atto a questi giovani imprenditori di essere riusciti a creare posti di lavoro sui territori, e quindi è importante che si faccia un passo avanti nella chiarezza per riuscire ad accompagnare questo, uno sviluppo sano, uno sviluppo stabile di questo settore. Un settore che peraltro diciamo sappiamo che in qualche modo viene spesso stigmatizzato da quella guerra ideologica. E io vorrei mandare un abbraccio a un amico, Luca Marola, perché appunto sappiamo quali sono gli effetti quando la politica non ha il coraggio di affrontare le cose per quello che sono. Si tratta di una regolamentazione di un settore che peraltro in passato vedeva l'Italia come, se non sbaglio, addirittura primo produttore, quindi in qualche modo secondo, tra i primi due produttori al mondo, e questa guerra di criminalizzazione sta facendo male a delle potenzialità di sviluppo del paese. Io non aggiungo molte altre cose, prima di tutto serve appunto un chiarimento della legge e delle procedure, liberare il settore da questo stigma dovuto a questa guerra ideologica, e anche imparare a sfruttare, a mettere in rete il know-how e le competenze, i saperi che questi, diciamo, imprenditori e queste imprenditrici hanno costruito, un sapere di qualità intorno alla cannabis light, per una filiera di produzione che sia diffusa, che sia consapevole e naturalmente anche che possa vedere un riscontro analogo in tutte le regioni e non incontrare, a seconda dei territori diversi, anche dei destini molto diversificati, quindi valorizzando la pianta nella sua interezza, in tutti i suoi potenziali usi, diciamo, energetici, edilizi, alimentari, insomma, tutti quelli che conosciamo. Quindi grazie a voi. Cerchiamo di fare rete anche qui dentro il Parlamento per spingere queste battaglie, sapendo che c'è una maggioranza diversa e che abbiamo, lo voglio sottolineare, perso l'occasione con maggioranze più favorevoli di fare passi avanti. Quindi è vero, molto spesso ci sono stati intergruppi molto folti anche sul tema giusto, che continueremo a insistere anche su una legalizzazione, su una legge di legalizzazione della cannabis. Se queste non sono ancora le posizioni ufficiali dei nostri partiti, beh, rendiamole le posizioni ufficiali dei nostri Grazie. Grazie davvero Ellie Schlein, grazie a tutti gli intervenuti in questa conferenza stampa, agli autorevoli esponenti anche dei rispettivi gruppi. Siamo in forze perché abbiamo bisogno di tanta forza, soprattutto in questo contesto, quindi grazie anche a Canapa Sativa Italia per il lavoro fatto insieme, e sicuramente avrete aggiornamenti da noi.